Ben ritrovati nel studio di Obiettivo News TV per una nuova puntata di 4 chiacchiere con. Argomento di oggi, la 59esima edizione della Mostra della Ceramica, e ne parliamo con il consigliere delegato alla cultura del Comune di Castellamonte, Claudio Betaz. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Mostra della Ceramica, 59esima edizione, è già un bel traguardo, sebbene il traguardo maggiore sarà il prossimo anno con la 60esima edizione. Decisamente sì, ormai è un appuntamento più che consolidato, questa del 2019 è appunto l'edizione numero 59 e un traguardo che si aspetta la gente, è un traguardo che l'amministrazione comunale continua a favorire, perché crediamo fermamente che la ceramica sia e debba continuare a essere il brand del Comune di Castellamonte, ovvero l'elemento che caratterizza il Comune di Castellamonte e che possa distinguerlo all'interno del territorio canavesano, ma anche che possa attirare gente al di fuori del Canavese per far vivere tutto il territorio canavesano. D'altra parte Castellamonte è terra della ceramica. Castellamonte è terra della ceramica a partire dal punto di vista geologico, perché appunto nei secoli i castellamontesi hanno scoperto le proprietà della terra rossa, della terra sulle colline che circondano Castellamonte, hanno imparato sapientemente a lavorarla, a modellarla per arrivare a creare le stoviglierie e soprattutto le stufe, che sono l'oggetto che ha reso Castellamonte famoso nel mondo, di tutte le forme e le dimensioni. La mostra è stata presentata nella mattinata di giovedì 11 luglio in conferenza stampa a Torino, un po' come tutti gli anni, sempre il centro, il capoluogo dove viene presentata. Ci teniamo a presentarla anche e soprattutto a Torino, perché la Regione Piemonte da sempre sostiene la Mostra della Ceramica, e ad avere sostegno regionale, perché crediamo che la Mostra della Ceramica sia un evento regionale e sempre più a carattere nazionale, ma anzi internazionale. Oltre alla grande diffusione a livello regionale con gli enti del turismo Torino, grazie alla collaborazione di Città Metropolitana e dell'assessorato regionale alla cultura, siamo diventati ormai internazionali grazie al concorso internazionale della ceramica, che quest'anno arriva alla seconda edizione. Crediamo che questa sia un'idea per allargare il giro della ceramica a Castellamonte, per far arrivare a Castellamonte sensibilità, competenze, esperienze da tutto il mondo. Se l'anno scorso è stata una scommessa vinta, perlomeno a livello numerico, ma direi anche qualitativo, quest'anno abbiamo deciso di raddoppiare. Il titolo del concorso infatti sarà Ceramics in Love 2, la seconda edizione, ma il 2 alla fine del titolo non è puramente riferito al numero dell'edizione, ma anche all'aggiunta di una sezione del concorso. Quest'anno infatti saranno due le sezioni del concorso, una riferita esclusivamente alle opere d'arte e l'altra riferita al design. Come amministrazione abbiamo incoraggiato questa scelta di raddoppiare, soprattutto la scelta di puntare sul design, perché crediamo che ci si debba rendere conto e si debba dar conto che la ceramica, gli oggetti in ceramica possono essere innanzitutto utili. Quindi oltre al punto di vista strettamente artistico, alla bellezza, alla capacità di dare forme e colori che rimangano impressi, crediamo che la ceramica sia un materiale che possa e debba essere usato nella vita di tutti i giorni, e coniugando quest'utilità alla bellezza, alle forme, alle dimensioni, ai colori che ogni bottega riesce a dare in maniera diversa, ecco che potremo esporre a Castellamonte oggetti da tutto il mondo che siano sì belli, ma abbiano soprattutto una funzione. E poi oltre alla bellezza, al design, anche l'innovazione,
Difatti affiancato come sempre dal liceo artistico 25 Aprile faccio, o faccio 25 Aprile, comunque vabbè, devo ancora abituarmi al nome nuovo, e, che comunque punta sull'innovazione e anche sul 3D. Assolutamente sì, la sezione del concorso del design sarà esposta al Centro Congressi Martinetti, luogo espositivo anche della sezione design ceramico dell'Istituto d'Arte Felice Faccio, del liceo artistico. Quindi si crea un prelunion tra i giovani studenti che stanno imparando il mestiere e che ci auguriamo possano esercitarlo sempre più sul territorio e ceramisti ormai affermati italiani e internazionali che hanno già sviluppato le loro conoscenze. Il liceo artistico sta sviluppando un lato innovativo anche, so che hanno insistito e hanno ottenuto per l'acquisto di una stampante 3D che coniuga tecnologia e tradizione. La ceramica è di per sé tradizione perché è l'utilizzo della terra. La stampante 3D invece è innovazione tecnologica a partire dalla costruzione di un macchinario ma anche a livello informatico nella programmazione, ed ecco che in questo caso l'artista o lo studente diventano sia ceramista sia utilizzatore di tecnologia, e coniugando queste due cose si riescono a creare oggetti veramente interessanti. Una mostra internazionale quest'anno, cioè, lo è davvero, perché sono ben 27 nazioni. Ebbene sì, devo dire che parlavo prima del successo inaspettato dello scorso anno, quest'anno ancora più inaspettato. Sono state circa 220 le richieste di partecipazione arrivate alla Mostra della Ceramica da tutto il mondo. Abbiamo dovuto fare una selezione, abbiamo fatto anche a livello qualitativo per poter esporre le proposte più interessanti che ci sono arrivate. Sono arrivati oltre ai ceramisti italiani, sono arrivate opere da altri 26 paesi del mondo. In questi giorni mi è stato chiesto quale fosse l'opera più lontana che arriverà a Castellamonte. Devo dire che se la gioca l'Estremo Oriente con Giappone e Cina e il Sud America. Ecco, questa concentrazione di opere da tutto il mondo a Castellamonte non è per nulla scontata. Devo dare atto agli uffici comunali che in mezzo a mille difficoltà sono riusciti a gestire dei passaggi burocratici internazionali per nulla semplici per un centro di medie e piccole dimensioni come Castellamonte, ma devo dire che ce l'abbiamo fatta pur con mille difficoltà e potremo ammirare alla Mostra della Ceramica opere della Finlandia, della Tunisia, della Giordania, di Israele, opere della Francia, del Giappone, opere dell'Argentina e del Brasile. Mi è piaciuta molto la formula che ha usato un ceramista ligure per pubblicizzare l'evento, uno dei ceramisti che parteciperà alla Mostra della Ceramica, che ha scritto dal 20 luglio Castellamonte è la capitale della ceramica. Mi piace molto perché è proprio questa l'intenzione di questa amministrazione. Per queste due settimane Castellamonte sarà e dovrà essere la capitale della ceramica, e come ogni capitale di un impero, sia pure immaginario come quello della ceramica, le migliori competenze arrivano da ogni angolo e si concentrano nella capitale per una visita, per questioni di lavoro, per questioni di acquisto. L'intenzione di questa mostra va in quella direzione. Certo, una capitale mondiale, veramente. Immagino la fatica che possano aver fatto dagli uffici per far arrivare opere dell'Estremo Oriente. Burocraticamente non è fatto una cosa semplice. Esattamente. Oltretutto preziosa. Perché... Preziosa, e devo dire che ai noi abbiamo anche dovuto rinunciare a delle opere per Castellamonte, diciamo che entra nelle questioni
di politica globale, perché ad esempio un'opera dagli Stati Uniti per i dazi che sono stati imposti al commercio tra Stati Uniti e Europa sarebbe costata troppo per le casse comunali, più del valore dell'opera costava il dazio doganale. E nell'organizzazione di questa mostra teniamo presente che abbiamo avuto anche questi problemi. 59esima edizione dal 20 luglio al 4 agosto, inaugurazione alle 16:30 il 20 luglio. Parliamo un attimo del programma, dei punti che si potranno visitare, di come viene strutturata. Sì, innanzitutto il periodo rispetto all'anno scorso è stato ancora anticipato, devo dire, di comune accordo con una buona fetta della cittadinanza che ci teneva a riavere, come era stato in alcune edizioni negli anni passati, la mostra della ceramica come evento estivo centrale di Castellamonte e del Canavese. Il 20 luglio appunto verrà inaugurata questa edizione della mostra in piazza Vittorio Veneto alle 16:30 e il primo punto espositivo avanti a cui verrà tagliato il nastro è Palazzo Botton. Il Palazzo dei Conti Botton è stato un'altra difficoltà di questo allestimento della mostra e sono stati infatti eseguiti fino a questi giorni, i lavori di ristrutturazione del tetto che fanno parte di una prima tranche di finanziamenti che questa amministrazione ha ottenuto perché quel palazzo, che è un palazzo settecentesco, che è stato sede del comune di Castellamonte per decenni, diventi finalmente quello che a Castellamonte manca, cioè il Museo della Ceramica. Anziché iniziare dalle fondamenta, si può dire che abbiamo iniziato dal tetto. La difficoltà è stata riuscire ad allestire una mostra di oggetti in ceramica all'interno di un palazzo in cui venivano eseguiti dei lavori strutturali. Devo dire che anche in questo caso non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Al Palazzo dei Conti Botton sarà esposta la sezione arte del concorso internazionale. Il curatore, il professor Giuseppe Bertero, ha allestito secondo un percorso tematico le varie sale, suddividendo le numerose opere pervenute all'interno del palazzo e mantenendo però al piano nobile del palazzo una cospicua parte della collezione di terra rossa già di proprietà del comune di Castellamonte. E quindi saranno anche esposti numerosi oggetti che fanno già parte del patrimonio comunale. Accanto a questi, appunto, tutte le opere d'arte innovative che sono arrivate. Dal Palazzo dei Conti Botton ci sposteremo al Centro Congressi Martinetti, dove al secondo piano sarà visitabile la sezione design del concorso internazionale. Abbiamo già parlato del Liceo Faccio che avrà una piccola esposizione come filo rosso che unisce il design internazionale a quello studentesco castellamontese e ci sarà un'esposizione anche degli artigiani castellamontesi che sono fondamentalmente il motivo vero per cui Castellamonte è ancora città della ceramica, perché le botteghe degli artigiani producono ancora. Oltre a questi due punti espositivi, che sono quelli gestiti direttamente dal comune, come sempre daremo importanza agli spazi espositivi gestiti dai privati. Il Cantiere delle Arti, posto nella centralissima via Educ e nella settecentesca Casa Gallo, è uno spazio espositivo che ospiterà anche quest'anno forme di innovazione artistica, ospitando artisti da tutta Italia, decisamente di livello molto alto. Spostandoci ancora, invece, passeremo dall'innovazione artistica alla tradizione castellamontese di Casa Museo all'Aira, che oltre alla sua ricca collezione di oggettistica castellamontese
dalla metà del 1800 fino all'inizio del 1900, quest'anno ha imbastito un'esposizione su un viaggio che l'ingegnere Allaire aveva fatto con sua moglie in Egitto, dove sono state rinvenute delle anfore di terracotta, un'esposizione fotografica e materiale, devo dire, molto interessante. E quindi c'è di nuovo questo collegamento, la ceramica che viaggia non solo nello spazio, con le opere che arrivano da tutto il mondo, ma anche nel tempo, perché è un'arte antica. Ultimo punto espositivo, ma non per importanza, è il centro ceramico Museo Fornace Pagliero, che è innanzitutto un sito produttivo perché si producono ancora le stufe di Castellamonte che sono ammirabili. Ospita quest'anno anche diversi artisti, artigiani, ceramisti castellamontesi. In particolare ci sarà un'esposizione incentrata sul fregio architettonico castellamontese e su anche alcune opere di design castellamontese che sono di notevole riguardo. La locandina, come l'anno scorso, riprende un'opera del Canova che è stata rivisitata, molto d'impatto. Sì, è un collegamento di nuovo alla prima edizione del concorso internazionale, infatti è una nuova rivisitazione dell'opera del Canova More Psiche. Al curatore piaceva molto quell'opera perché simboleggia l'amore, che poi dà il titolo al nostro concorso, dove ciascun ceramista può interpretare il tema dell'amore. Sia quello tra due persone, sia quello tra l'amore per la ceramica in sé. È una rivisitazione molto pop, devo dire, con colori vivi che sono molto d'impatto e devo dire che sono stato contento anch'io della grafica che ha sviluppato Guglielmo Martin, che è grafico e ceramista castellamontese, perché è una locandina che balza agli occhi e quindi in questi giorni si stanno distribuendo i vari manifesti su tutto il territorio, oltre che sul web, e speriamo che possa catturare l'attenzione di più persone possibile e portarle a Castellamonte. Certo, speriamo. E tra i vari patrocini, vabbè, non poteva mancare anche Tele Canavesale, di cui Castellamonte fa parte. Questo è estremamente importante, se mi concedi due Certo. parole, perché la mostra della ceramica non è fatta solo per Castellamonte e la ceramica di Castellamonte, dicevo, deve essere un volano per lo sviluppo di tutto il territorio. Lo sviluppo nel senso innanzitutto turistico. Se l'obiettivo di eventi di questo genere è da un lato far conoscere un'eccellenza castellamontese, dall'altro è attirare quante più persone possibili da una parte di territorio che vada oltre i confini strettamente canavesani, perché le persone possano visitare dopo Castellamonte tutto il territorio. Tre Terre Canavesane è un'associazione, un intento tra i tre comuni di Castellamonte, Alie e San Giorgio Canavese che va in questa direzione. Ogni comune ha delle peculiarità, ci stiamo strutturando in questo periodo proprio per dare forza a questo progetto e perché si crei con la sinergia tra i tre comuni, un pacchetto per visitatori da tutta Italia, che possa mettere in mostra i punti di forza dei tre comuni. Si inizia dalle tre terre canavesane e si finisce con cercare di valorizzare tutto Canavese. Difatti, i tre comuni si espandono anche all'interno dell'Agenzia per lo sviluppo del Canavese e quindi territorialmente copre un'area ben più E vasta. questo è il passaggio successivo. Castellamonte, l'amministrazione ci tiene molto a questo tipo di progetti e di sviluppi, perché io credo sia solo questione di strutturarsi.
L'anno scorso sono stato colpito dal gran numero di visitatori durante la mostra che arrivavano dalla Svizzera, dalla Liguria. La nostra idea, la mia idea, è quella di dar vita a visite come quella dei due signori che l'anno scorso campeggiavano a Ceresole nel periodo della mostra della ceramica. E un giorno particolarmente nuvoloso, freddo, in cui non potevano fare escursioni, avendo visto il manifesto della mostra della ceramica, sono scesi a Castellamonte e sono rimasti parecchio affascinati dalla storia della ceramica e dall'innovazione che questa ha avuto negli ultimi anni e dall'evento mostra in generale. Tutto il territorio canavesano ha tantissimi pacchetti del genere da offrire. A partire appunto dal Parco del Gran Paradiso, ai castelli, all'enogastronomia, ai percorsi naturalistici anche in pianura. Si tratta, e l'Agenzia per lo Sviluppo del Canavese devo dire che va in quella direzione, di organizzarsi, di creare finalmente una vera sinergia nel territorio, perché questo è il modello di sviluppo che serve. Parlando di territorio, ci sarà anche la visita ai castelletti di Sant'Anna, che sono molto molto particolari. Sì, è un appuntamento, diciamo, che abbiamo inaugurato 2 anni fa e che, seppur in piccolo, riscuote un grande successo. Durante le domeniche della mostra, infatti, sarà possibile dalla Piazza della Repubblica prenotare gratuitamente un viaggio con un pulmino che salirà in frazione Sant'Anna Boschi, dove la terra rossa di Castellamonte nei decenni è stata scavata dalla pioggia, andando a creare delle formazioni naturali che ricordano in piccolo quelle del Canyon del Colorado. Ed è affascinante vedere come la natura possa creare un'opera d'arte. Contemporaneamente, il tour prosegue dai castelletti alla bottega del ceramista Corrado Camello, che ha proseguito l'attività di suo padre Giuse, e quindi si passa da vedere la terra al suo stato naturale alla terra come viene lavorata. E ai visitatori devo dire piace molto questo passaggio. Allora, purtroppo siamo in chiusura, mostra della ceramica dal 20 luglio al 4 agosto, ingresso libero. Chiudiamo con un appello agli spettatori di venire a visitare. L'appello agli spettatori è che vengano a visitare la mostra della ceramica, prendendo il più possibile i contatti dei ceramisti che saranno a disposizione e cercando di investire sempre di più, sul materiale della ceramica che, non muoce ricordarlo, in tempi di crescente sensibilità verso l'ecologia è un materiale anche ecologico, perché stiamo parlando di terra. L'appello è che quindi vengano, diano suggerimenti all'amministrazione per migliorarsi, che sono sempre ben accetti, ma soprattutto investano nella ceramica e, se possibilmente, nei ceramisti castellamontesi. Perfetto, ringraziamo il consigliere Claudio Bettas per essere rimasto con noi e voi continuate a seguirci. Grazie a voi.